quanto riguarda la prima domanda, Mandžukić è un giocatore moderno, fa parte insomma anche delle sue caratteristiche di giocare proprio a tutto campo, insomma è una risorsa importante perché comunque un giocatore con quelle caratteristiche lì poi si trova male, insomma Allegri ne fa difficilmente a meno, insomma è uno che lo fa giocare sempre in qualsiasi ruolo e lui risponde alla grande. Dipende anche sulla seconda domanda, dipende anche da quelle che sono poi le caratteristiche degli altri attaccanti, perché comunque è vero che lui fa anche l'esterno, aiuta di più, però ultimamente insomma si alternano spesso sia con Cristiano Ronaldo, con Bernardeschi quando gioca Bernardeschi o altrimenti con Dybala. Il discorso di prima, insomma, è un giocatore che si sacrifica volentieri e questo poi lo rende veramente agli occhi dell'allenatore insostituibile. Io lo farei giocare veramente da punta centrale perché poi appunto si è visto anche il peso che ha anche col Napoli comunque quando è stato centrale perché comunque sul pareggio Ronaldo ha fatto la giocata sull'esterno e lui era dentro e ha fatto valere la sua fisicità anche sul secondo gol, ha dimostrato anche di avere delle grandi doti da opportunista, ma ripeto, insomma, questo è un giocatore completo che dove lo metti, riesce sempre a dare un grandissimo contributo alla squadra. E per me, poi, per rispondere all'ultima domanda, il tridente ideale è quello che è stato fatto nell'ultima gara, anche perché ti dà l'opportunità sia di giocare con il trequartista, che può essere Dybala, meglio forse, o Mandžukić. Oppure magari anche con le tre punte aperte per non dare neanche riferimenti agli avversari, anche se chiaramente in questo momento Bernardeschi è un giocatore che lasciare fuori è sempre difficile da tenere fuori, però Massimiliano insomma sta gestendo benissimo questo momento anche perché poi il campionato è lungo, c'è la Champions, ci sono tante manifestazioni e la Juventus dovrà essere pronta su ogni fronte. Ciao e alla prossima.